La legalità è stato un punto focale nella campagna elettorale, nelle passerelle di questa amministrazione municipale e di quella cittadina. È ora di dimostrare che di legalità non si muore, di legalità si vive. Basta con le partite delle forze dell'ordine deserte, basta con spaccio arte che nessuno comprerà mai. Vogliamo una vera legalità che porti i nostri cittadini a lavorare, non gli illegali, il campo libero su tutte le spiagge e le piazze del decimo municipio. L'assessore Ferrara scende, ci guarda da lontano e scappa, la Di Pillo latita, la Raggi è sulle nuvole. Chiediamo alle istituzioni di venire in piazza, di risolvere il problema di questi ambulanti che oggi si sono incatenati come ultimo ma legale anche questo atto di buona fede e di ricerca di lavoro. Siamo oggi qui sotto al decimo municipio per chiedere a questa amministrazione pentastellata il ripristino della legalità. Ormai le nostre spiagge sono invase da abusivi, mentre gli operatori irregolari sono costretti ad incatenarsi per chiedere la giustizia che è dovuta rispetto a chi lavora onestamente. In questo cartello c'è scritto AAA cercasi istituzioni. Noi chiediamo a questa giunta, ma anche alla giunta comunale, di adoperarsi affinché l'abusivismo in questo municipio, ma in questa città, venga debellato. Sì, buongiorno, sono Antonella Riti, direttivo Lega Decimo Municipio. Siamo qui oggi a sostegno dei lavoratori ambulanti, grattachecche, sulla spiaggia, che gli è stato negato il diritto di poter esercitare e quindi di lavorare. In questo tempo di pandemia, dove sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà economiche delle famiglie. Quindi noi chiediamo, basta abusivismo, liberiamo le spiagge dagli abusivi. E torniamo alla legalità, chiediamo a questo municipio di intervenire e chiediamo legalità. Sono Massimiliano Metalli, componente del direttivo Lega del Decimo Municipio. Diciamo basta all'abusivismo del commercio nelle nostre spiagge, nelle nostre piazze, per dimostrare da una parte della legalità, una legalità che purtroppo non viene in qualche modo rispettata da questa giunta pentastellata e che chiediamo in qualche modo che le istituzioni stesse scendano in campo per far rispettare quella che si lamentava tanto, la sindaco Raggi, di dire legalità, legalità. Adesso siamo noi a dire legalità, noi siamo a fianco dei commercianti che lavorano onestamente e saremo sempre al loro fianco. Siamo scesi qui oggi davanti al decimo municipio per dare un sostegno morale e anche associativo e politico. Prego. Allora, il motivo perché mi sono incatenato è perché sono 3 anni che non ho risposte dalla circoscrizione. Noi vogliamo soltanto lavorare in regola, come abbiamo sempre fatto dal 92. E basta, il lavoro è una cosa sacra, noi vogliamo lavorare.